Secondo te, tra Messner e Fogger, chi preferisci? Fogger, claro. Fogger, anche io Fogger. Era un grande, era grandissimo. Il meor di tutti, proprio. Messner non era male. También. Sì, però quella storia, capito, sull'Himalaya, il fratello, una storiaccia brutta, brutta proprio. E invece tra Tin e Milf? Io credo che le due sono le stesse. Tra Tin e Milf? Milf. Milf, anche secondo me. Devi avere una preferenza tra le due, no? Può essere. Vuoi mettere? Non ce la faccio più. Cosa? Non ce la faccio più. Ma che? Ma ti pare possibile a te? Eh? Ma che vita è questa? Neanche le bestie. Oh, ma che vestito, come Fonzi? Ma dove sei andato? A un provino. A un provino? Beh, com'è andata? È che uno passa tutta la vita per prepararsi al proprio momento e poi quando arriva basta una persona qualunque che ti butta tutto all'aria. Ma ti pare possibile? Sì, tranquillo, Simone. È andato male. Tranquillo, sai quanti ne farai ancora? No. A migliaia ne farai, no, a parte. No, non è questo. È che io faccio di tutto per fare le cose per bene, per preparare le parti che mi danno, e poi arrivi lì e sembra che niente abbia senso. Capisci? La spalla che ti dà le battute senza neanche guardarti in faccia, la casting che sembra che ti stia facendo un favore e che tu le stia facendo perdere tempo, e poi le battute. Ma chi le scrive? Oh, eh? Tranquillo, Simone, tranquillo. La rabbia non ti aiuta, eh? Cosa dice Michael Margotta? Che per essere pronti bisogna rilassarsi. E poi tutte le battute sono dicibili. Gassman che faceva? Leggeva l'elenco telefonico, leggeva il menù del ristorante come fosse la Divina Commedia. Fammi vedere lo straccio, dai. Dammelo. No. Dai, fammelo. Prendiamoci vedere. Una sbronza, no. Simone, non essere autodistruttivo. Dammi qua. Ah. Oh. Mm. Tu facevi Sergio? È per forza, l'altra è una donna. Oh, tranquillo, tranquillo, sto leggendo. Ok, fammela. No. Falla. No, qui davanti a tutti no. Che c'è, Titigno? Ti vergogni? Di Titigno? Dai, falla. No, non ho voglia. No. Simone, non farmi arrabbiare. Non farmi arrabbiare. Secondo te Bob ha mai detto a Martin no, non c'ho voglia? Eh? Falla. Ora. E tu fai la parte di lei. Vai. Io? Claro. Avanti, azione. Allora, la situazione è questa, loro due sono. È chiarissima la situazione, ho già letto tutto, la situazione è in biblioteca. Chiaro? Claro, azione. Via. Ti ho riportato questa. Deve esserti caduta, sì, quando okay, mi sei venuta addosso. Stop. Va bene l'entusiasmo iniziale, però stiamo in biblioteca, giusto, Titigno? In biblioteca si parla? Piano. Piano, lo si parla. Lo so, piano. Lo so, cioè, ma la casting mi ha detto. Noi recitiamo la situazione, non le battute. Avanti, non mi interessa. La casting, via, azione. Ti ho riportato questa. Deve esserti caduta quando mi sei venuta addosso, Lucy. Io non ti sono venuta addosso, io non mi chiamo Lucy. Sergio. E pensavo di essere l'unico che va ancora in biblioteca. Tu vai in biblioteca? Sì. So che l'apparenza qualche volta inganna. Ad esempio, sono sicuro che tu sei cattivissima, però dentro sei un amore. È stato piacere conoscerti, Nina Cristaldi. Peccato che adesso sia un brutto momento, perché sono sicuro che potrei perdere la testa per una come te. Allora Nina si alza, le si avvicina, gli dà un lungo bacio. Un bacio, per favore, venga. Il bacio? Ma dai. Vigna, siedi, non c'è bisogno. Stava scrivendo a chi? Dammi lo straccio. Che? Ma che è sta merda? Ma come si fa a scrivere una merda del genere? Eh? Io vorrei sapere chi ha avuto il coraggio di scrivere sta cacà. C'hai ragione, è indicibile, è inascoltabile più che altro. Ma hai rovinato la giornata con sto provino. Hai capito? Ma secondo te si può scrivere una cosa del genere? Ti dico. Si può fare? Non lo sai. No, che non si puede. Non si puede. Vuoi stare di qua? Non si puede. Tu mi devi fare un favore. Tu quando c'hai sti provini non ci devi più andare. Ma fai sta promessa? C'hai paura che prendano qualcun altro? Meglio, te salvano se ci va qualcun altro. Oppure, se ci vai, fallo per me, fallo per te, fallo per l'umanità intera. Ma devi andare là e dargli un senso. Devi dare un senso al fatto che hai mosso il culo da casa tua a là. Devi andare lì e fa altro. Di qualcosa almeno che ti appartiene. Lei ti fermerà, tu vai avanti, fai la parte del matto, falla. Ce l'hai il monologo tuo? Eh? Ce l'hai? Sì, e fai quello. Anzi, fammelo adesso. Perché mi devi ripulire il cervello da sta merda. No, dai. Fallo ora.
ora. Ma lo sai che io ho bisogno della musica, no? Dai. Sì, sì, sì. Dammi l'iPod. C'hai l'iPod? Dammi l'iPod. Che traccia è? La 3. La 3. Sei pronto? Vai. Vado. Oggi è il primo giorno di scuola. È un giorno importante. Sei ancora nel letto, rannicchiato sotto il piumone del tuo cartone animato preferito, nella tua cameretta, quella dei sogni, quella dei giochi. Mamma ti viene a svegliare. È già in piedi da un'ora per l'eccitazione. Ha tenuto in testa i bigodini tutta la notte per essere bella. Per essere la tua mamma bella. Sarà lei ad accompagnarti. Sarà lei a sfilare con te mano nella mano per i corridoi di quel castello che ancora non conosci. Oggi è il tuo primo giorno di scuola. È un giorno importante. Mamma tira sulla persiana. Guarda che bella giornata. I primi a svegliarsi sono i tuoi giocattoli e tutti allineati sulla mensola come un piccolo esercito. Dormivano insieme a te, custodi dei tuoi sogni. In televisione difenderanno pure la terra dai cattivi, ma a te basta che tengano lontani gli orchi della notte. Anche loro come te avrebbero continuato volentieri a dormire, perché anche i supereroi sono stanchi. Anche loro passerebbero volentieri una giornata senza fare niente, magari sulla spiaggia con quella biondina di Barbie a bere mojito a dire cazzate. Ma tu ti devi alzare. Ti stiracchi tutto e con i piedi non arrivi neanche a metà materasso. Te l'hanno comperato apposta a 2,90 m perché tanto crescerai. Ti siedi e i tuoi piedini dondolano. Ti stropicci gli occhi e la prima cosa che vedi è un magnifico grembiulino blu col colletto bianco inamidato. Sulla sedia mamma ti ha preparato calzini, mutandine, camicetta, pantaloni, tutto Benetton 012. E infine un paio di scarpette di cuoio nere. Mamma ti lava con cura, shampoo, phon e tanto borotalco perché il suo bambino oggi deve essere perfetto. Sei pronto? Ora è il momento della colazione, spremuta d'arance perché come dice la mamma è piena di vitamine. È una bella fetta di pane con la Nutella perché come dice papà hai bisogno di tante energie per affrontare la giornata. Anche papà è pronto per andare al lavoro. Indossa il suo solito costume da uomo d'affari, un completo grigio con la camicia bianca e la cravatta rossa. Pensa già di passarlo a te quando sarai grande. È fiero di te, non deluderlo. E mentre beve il suo caffè nero bollente tra i fumi del vapore ecco che vede come uno sciamano materializzarsi il tuo futuro. Dietro una scrivania che parli con la segretaria e dici di annullare tutti gli appuntamenti perché vuoi prenderti un paio di giorni di relax. Sei il nuovo presidente della Sony. Tu puoi farlo. O magari sarai partner di uno dei più importanti studi legali e andrai in una nota trasmissione televisiva a discutere dell'ultimo clamoroso caso che hai preso. La difesa di uno psicopatico che ha sterminato la famiglia, stuprato la suocera e che si giustifica dicendo che si è fatto prendere un po' la mano. Una bella perizia di infermità mentale lo rimandi a casa. O magari sarai ingegnere, architetto. Per costruire case, quartieri, che alle prime scosse crolleranno come castelli di sabbia. O magari sarai dottore, notaio, non ha importanza, perché sarai tu a decidere quale strada percorrere. Oggi è il primo giorno di scuola, è un giorno importante. Oggi inizia la tua carriera. Tu sei fortunato, perché oggi è più facile, perché oggi puoi scegliere.